Ciao ragazze, ben trovate oggi con questo nuovo video collaborazione con l'azienda BBCraft. È un'azienda che già molte di voi conoscete, molte di noi conoscono da diverso tempo per le collaborazioni, e devo dire che tra tutte le aziende con cui collaboro credo che questa sia l'unica che oltre i 25 euro di spesa, o comunque con 25 euro di spesa, ti agevola non facendoti pagare la spedizione. Quindi devo dire che è veramente abbastanza conveniente e i prezzi sono molto vantaggiosi. Oggi mi farò vedere il materiale che mi ha mandato l'azienda, che ovviamente ho scelto io, e faremo prestissimo perché non è morto. Allora, cominciamo da questo piccolo trapanino. Praticamente, per chi mi segue sa che sto iniziando dei piccoli lavoretti in resina e l'ho trovato molto utile quando mi sono trovata in difficoltà avendo realizzato delle letterine, e solo dopo mi sono resa conto che, diciamo, l'inesperienza mi ha portato ad accorgermene in un secondo tempo. Mi sono resa conto che non avevano l'occhiellino, mi ho detto: ma come faccio a montarle su un portachiavi o quant'altro? E così avevo pensato ad un trapanino elettrico, però dato che l'azienda ha questo tipo di qua, adesso lo faccio vedere in dettagli, ho pensato di iniziare con questo. Vi faccio vedere, ecco, avendo fatto delle letterine, in questa che mi è venuta carinissima ho messo dei fiori, anche se non si nota tanto perché è blu, lì qua si vede meglio, però non si nota dalla telecamera, ma in realtà si vedono. E quindi ho detto: ma come faccio? E con questo trapanino, ecco qua, già ho provato subito e devo dire che lo fa abbastanza veloce, poggiando la punta e girando. Non mi aspettavo fosse così semplice, e invece è molto molto semplice, e ve lo mostro nei dettagli. Allora, contiene questo set di punte, faccio vedere come si usa. Ovviamente mi rivolgo a tutte le persone inesperte come me che si stanno approcciando, insomma, nel mondo della resina, e quindi ecco, già ho sbagliato un attimo solo. Allora, va inserita, ve lo spiego perché io non ho avuto bisogno di chi me lo spiegasse, perché non avevo idea di come si utilizzasse. Ho preso una delle punte più microscopiche, troppo esagerata, aspettate che ne prendo una così ve lo faccio pure vedere in funzione. Quindi prendiamo questa che è più grossetta, e comunque dovete essere molto delicati, non come me, magari, che sono stata un pochettino poco delicata, diciamo così. Allora, vi faccio vedere un'altra letterina. Basta poggiare che la punta che ho preso adesso è troppo troppo sottile, ma comunque diciamo andava presa la punta un po' più grandetta, quindi non ci fate caso, ma io non l'ho studiata prima il fatto di volervelo fare vedere, quindi ok. Poi, quando lo tirate fuori, siate molto delicate, non fate come me, che sono stata irruenta e praticamente ho rotto una punta. Poi mio marito mi ha spiegato, ma non dovevi fare così. Ecco, fatto il buchino, adesso vi faccio vedere come va messo il chiodino. Allora, questi sono i chiodini che io ho comprato su Amazon. Ecco, una volta fatto il buchino,
dobbiamo fare altro che con la pinza. Intanto uso questo piccolo piccolo, che va bene lo stesso, anche se in realtà lo acquisterò un po' più grandetto, ma intanto uso questi anche per dimostrarvi come va inserito. C'è chi aggiunge un goccio di colla, penso che magari lo farò anche io, fino adesso non l'ho fatto, però ecco, il fatto che sia piccolino in realtà non mi dispiace nemmeno tanto, però ecco qua, e così funziona il trapanino non elettrico, però che devo dire ha abbastanza, diciamo, comodo e pratico, quindi dopo si toglie. Qua c'è un'altra, quindi ci sono queste qua, e poi c'è un'altra piccola scatoletta dove prima la devo aprire, ecco qua, scatoletta con questo punto addirittura molto molto più grande, ci sono anche quelle piccoline. E quindi il set contiene due scatolette e il trapanino. Ok, lo mettiamo al suo posto. E qua c'è il codice, ma è superfluo perché tanto poi vi metterò il link. Poi, cosa ho preso poi? Ah, ho preso questi qua che praticamente servono, sono sempre questo tipo di chiodini a vite, ma in realtà non hanno la vite, quindi questi servono, magari questi veramente devono mettere con la colla, però mi piacevano perché sono di acciaio e ce ne sono, non so, lo so quanti pezzi sono, vediamo se c'è scritto, no? Però saranno, secondo me, 50, forse 50. Comunque, se vedete poi andate a vedere il link, se siete interessati ve lo dice. E questi sono acciaio, sia argento, colore argento, che colore oro. Poi, una cosa che mi ha fatto impazzire tantissimo sono gli adesivi, perché farò il mio tutorial sicuramente con questi. Allora, ho preso questo pacchetto di adesivi che contiene tre set, tre colori, il viola, il vicine e il giallo. E, diciamo, faccio vedere alcuni che ho aperto perché ho dovuto fare una cernita per poter fare i segnalibro, perché molti sono grandi e quindi ho dovuto scegliere quelli più sottili, alcuni ho dovuto ritagliare. Guardate quanto sono belli. Queste sono le rose, belli, mi piacciono davvero tanto. Vi faccio vedere qualcuno di quelli più grandi, ce ne sono di fantastici. Allora, sono adesivi, pensavo fosse solo carta plastificata, ma mentre ne ho messo uno e poi stavo per toglierlo, ho visto che, che era un adesivo, perché è rimasta la parte sotto attaccata, e quindi è stata una sorpresa questo, perché credevo davvero fossero solo carta plastificata. Quindi potete usarli come volete, o nella resina, o se volete attaccarli in un diario. Allora, guardate, questi sono quelli un po' più grandetti, infatti. Questo lo amo, è bellissimo. Anche questo. Ce ne sono veramente di belli, guardate. E pensate che sono 100... 4, 8, 220, no, sono 160.
Quindi sono... No, allora sono 100... 120 forse, pensavo 160, non ricordo nemmeno bene. Comunque ce ne sono un'enorme quantità in ogni pacchetto. Ok, e questi li mettiamo, quindi ci sono anche questi qua e anche questi qua. Mi sembra che li ho visti all'aria e quindi poi li ho presi anch'io. Adesso vi faccio vedere le ultime cose e poi vi faccio il tutorial, ovviamente sarà, loro saranno oggetto del mio tutorial. Quindi questi sono gli adesivi e poi in ultimo ho preso un set che contiene degli stampi, anzi se qualcuno mi può aiutare, SOS, chiedo aiuto, io non so cosa sono questi, non ho idea, ho pensato dei portatovaglioli, dei... non lo so, perché non lo dice la spiegazione purtroppo. E questo set conteneva questo set di stampi così, poi anche tre segnalibri di tre grandezze diverse e poi insieme a questo set c'erano 8 pezzi di queste nappine. Alcune devo dire che non sono fatte benissimo, infatti questa ad esempio è la migliore, anche se il colore, però sicuramente le uscirò, anche questa rosa è fatta bene, le uscirò da qua perché sono ovviamente un po' spiegazzate così. Quindi sono 8 pezzi e i tre segnalibro che adesso vi mostro. Se questi sono i segnalibri, cominciamo dal più grande che è di 19 centimetri. Sì. Poi il medio di circa 14 e il piccolo di circa 9. Sono un po', diciamo, li ho appena lavorati, quindi devo togliere un po' di resina in eccesso. Devo dire che infatti, diciamo, ho finito il tutorial, subito dopo ve lo presenterò. Più che tutorial, ripeto, sono mostrare come ho utilizzato questi stampi, cosa ne ho fatto, e noi ci vediamo al più presto con un video creazione. E vi saluto a tutti, ciao.